Parlando anche invece con quelli che sono i più piccoli, no? Che iniziano a fare sport, magari adesso che è estate, è sempre stato tabù quello della frutta e della verdura. Invece frutta e verdura, per quanto possano essere delle banalità, restano, no, dei punti fermi della nostra dieta. Sì, sì, e dobbiamo approfittarne proprio dell'estate, in cui è la stagione, è la stagione in cui ne troviamo in abbondanza, e dobbiamo approfittarne e prediligere soprattutto la frutta intera, quindi certo, la frutta fresca. Adesso vanno un po' di moda gli smooth, i frullati, le centrifughe, che però in realtà fanno perdere un po', no, di quelle che sono le qualità. In realtà fanno perdere, e anche si rischia di impigrire il nostro corpo. Il nostro organismo ha bisogno di digerire, di masticare e di digerire appieno le sostanze. Quindi davvero, insomma, mangiate un po' di frutta e verdura, anche voi più piccolini, che fa sempre bene. A proposito di frutta e verdura, anche i modi di cuocere, no? Possono andare a infierire un po' su quello che sono le proprietà di questi prodotti. Sì, sì, bisogna seguire comunque delle regole di cottura, ma appunto per quanto riguarda frutta e verdura, meglio sicuramente gli alimenti freschi e crudi. Certo, quindi ecco, il crudo va sempre bene.